Tutti ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi è martedì e quindi, come ogni martedì, esce un nuovo video delle Makeup Angels. Io so che tutti aspettate il martedì perché siete curiosi di vedere cosa vi proponiamo, sia io, Fabiana e Elisabetta. Quindi, oltre a salutare le mie amiche per quanto riguarda questo video, abbiamo deciso di farvi vedere i must have di qualche marca in particolare. Questa settimana vi parleremo di Kiko. Io di Kiko ho un bel po' di cose, specialmente una che ve la dico per ultima, ma quella già la conoscete in tante perché io la compro sempre ed esclusivamente tutte le volte che ci sono gli sconti. Perché vi facciamo questa tipologia di video? Perché questo è il periodo degli sconti, quindi è delle cose belle succose. E quindi volevo proprio proporvi quello che diciamo sono i must have di Kiko, e perché sono dei prodotti che io spesso riacquisto perché mi sono trovata bene. Una cosa che vi faccio vedere, anche se questi sono vecchi in edizione limitata, ma questi li trovate sempre, perché io ve ne faccio vedere due, perché sono quelli che io ho da un bel po' di anni, sinceramente, forse uno o due anni, e ancora scrivono, e sono i mascara della Kiko. A me piacciono tantissimo, perché sono questi qua colorati, questi vengono proposti sempre, quindi non vi potete sbagliare. E ne ho preso uno con il rosa, e ancora scrive... Io li mantengo bene, belle sigillate e tutto. E uno con l'azzurro blu. Ed è stupendo. Io cosa faccio? Passo il mascara con le setole, con le fibre bianche. E poi gli passo quelli colorati. E danno un effetto pazzesco. Io ve li faccio vedere questi perché non ho altri mascara per quanto riguarda la Kiko. Perché già l'ho finito. Ho utilizzato Ultratech. Comunque ne ho utilizzati abbastanza. E devo dire che come mascara la Kiko fa degli ottimi veramente mascara. Vi chiedo scusa per quanto riguarda il mio viso struccato, ma sinceramente di truccarmi non ne ho proprio la voglia né l'esigenza, sinceramente. Mi vedete bella struccata, con un gloss sulle labbra e il mascara sugli occhi. E stop. Qui c'è il piccolo tore che mi aiuta a stare a contatto con tutte le luci e la stanza che è piccolina ed è... Non si sente proprio il calore. Mi sto prosciugando, quindi se mi vedete più magre è perché è il caldo. Un altro prodotto, togliamo lo scherzo ovviamente, un altro prodotto che mi piace tantissimo della Kiko, e questo credo che sia in permanente sinceramente, è la BB Cream, questa qui è della Daily Protection BB Cream. Ed ha un SPF 30. Io questa l'ho acquistata tramite il video di Eleonora Manni, che ne parlava benissimo, e quindi l'ho voluta prendere. Questa ovviamente è una crema colorata ad azione protettiva e nutriente, effetto naturale SPF 30. A me piace, mi piace sia la consistenza che il colore. Ovviamente adesso che è il periodo che stendo i panni, non sto scherzando, mi sono leggermente abbronzata, ma sempre qui nel balcone, ma non è che non vado al mare, non vado da nessuna parte, mi sono leggermente abbronzata e un po' chiara. Però devo dire che quando non voglio un effetto particolare, oppure non devo fare niente di che, tipo che so, cerimonia o altro, io la uso tranquillamente ed è una cosa che sinceramente mi ci trovo benissimo. Ed è ottima sulla pelle, mi piace la stesura, l'ho utilizzata sia con la spugnetta che con il pennello, mi piacciono entrambi i casi, perché non è una BB cream abbastanza liquida che tipo la spugnetta l'assorbe tantissimo. E quindi mi sono trovata benissimo, quindi questa ve la consiglio assolutamente, come vi consiglio le matite labbra. Allora, io ho avuto anche queste qui, che sono le lip pencil, queste qui, questo è il vecchio packaging, e sinceramente le ho sfruttate tantissimo, perché se vedete questa, e poi ve ne faccio vedere un'altra, aspettate che la prendo, questa, no, eccola qua. Guardate a che punto è arrivata, perché sono delle matite che sinceramente mi piacciono e mi sono trovata benissimo. Quindi per quanto riguarda le matite della Kiko, quelle sono buone, ma non so se ci sono ancora o se le hanno tolte, perché è un bel po' che non vado allo store sinceramente, per colpa di questo Covid sinceramente io esco poco e niente.
Ma vi voglio proporre proprio le matite che posso dire che ne ho abbastanza e ho tutti i colori che mi piacciono e questi io li ho presi con gli sconti. Infatti adesso che ci sono gli sconti approfittatene perché sono ottime. E sono la Crayon Color, queste qua, e sono delle matite ottime, sono temperabili ovviamente, sono ottime come matite, mi strapiacciono tantissimo e mi sono trovata benissimo con queste. Ne ho un bel po'. Se vedete poi nei video vecchi troverete anche gli swatch e tutto, e poi le Everlasting Color Precision Lip Liner che sono fantastiche. Queste non sono temperabili, ma sono, vedete, esce la mina in automatico. Bellissime, bellissime. Sono delle ottime matite, mi strapiacciono. Infatti, ho quasi tutti i colori che diciamo mi piacciono, li ho tutti. Perché sulle labbra proprio hanno una scrivenza pazzesca e rimangono. Io molto spesso le ho utilizzate mettendo la matita e poi un lip gloss sulle labbra. E sinceramente mi sono trovata benissimo anche con queste. Come mi sono trovata bene, e si vede. In base a quello che vi faccio vedere, dei matitoni di Kiko. Questi sono i Long Lasting Stick Eyeshadow. Sono degli ombretti in stick. Sono questi, quelli che diciamo, applicate direttamente sull'occhio e poi li dovete sfumare subito perché sennò dove li mettete rimangono. Sono ottimi, io ho i colori che a me interessano, che sono questi, sono fantastici, specialmente questo che è un color burro sugli occhi, ti dà un effetto pazzesco, mi strapiacciono tutti, è inutile questi, io li ho acquistati quando erano scontati, ho preso tutti i colori che mi interessavano, sinceramente, e li ho utilizzati tantissimo, specialmente in estate, che non mi va di truccarmi, metto questo, lo sfumo subito e lì rimane, lì rimane. Sono ottimi, veramente ottimi e in base al prezzo, ovviamente scontati, io li acquisterei, li terrei d'occhio proprio. Come ad esempio questo è in edizione limitata, non lo so se questo c'è sempre, però questo ad esempio ottimo pure, è sempre a matitone retraibile che esce la mina e tutto. Questo ad esempio cioè, è fantastico, l'ho utilizzato anche dentro, cioè all'interno dell'occhio, nella rima all'interno dell'occhio e scrive che è una bellezza. E io come matitoni della Kiko, sinceramente, mi sono sempre trovata bene, quindi ve li consiglio, sono veramente ottime. Infatti, ne avevo presi due proprio per farvi vedere che se una cosa mi piace, acquisto anche gli altri colori, quindi per farvelo capire. Come ad esempio acquisto spesso le palettine, queste qua piccole, perché sono l'ideale, li potete portare dove volete, sono delle palettine che contengono sì 4-6 colori, dipende poi quello che avete, però sono delle palettine che li potete sfruttare tantissimo e io queste le adoro. Queste se tipo devo fare un viaggio, sapete, quando si viaggia non è che dice mi porto la casa intera. Faccio dei make-up normalissimi, quindi mi porto tipo una, massimo due palettine per avere un contrasto di colore diverso. Sono ottime, veramente ottime, hanno una scrivenza buona. E questa, aspettate, no, questa qui, che il pennellino si è suicidato, deve ancora uscire il video perché ho fatto un make-up con questa palettina. Questa invece già è uscito e se me lo ricordo ve lo metto qui nelle schede, la Magic Flower dovrebbe essere. Waterflower, sì, questa qui già è uscito il video. Invece di questo l'ho fatto da poco e quindi sarà diciamo online fra un paio di giorni. Quindi ottime, ottime le palettine di Kiko. Queste in edizione limitata sono fantastiche. Io ve ne ho fatte vedere alcune e sono in edizione limitata, ma queste li propongono sempre. Cambia il packaging, ma la formula super giù è lì lì. Come ad esempio, una cosa che a me piace, va bene il packaging e tutto, il packaging è molto molto bello, sono le ciprie. Le ciprie di Kiko sono fantastiche, oltre a essere setosissime, belle, hanno una grana sottilissima. Io parlo di queste compatte, non quelle libere non mi piacciono. Invece questa qui, prendo questa perché è l'ultima e ce l'ho qui nella postazione. Ma queste ciprie della Kiko sinceramente sono ottime. Se non mi sbaglio c'è anche in come si dice
della serie, cioè che ce l'hanno sempre stabile lì, però io adoro quelle in edizione limitata perché oltre il packaging che è particolare, mi piace acquistarli proprio per questo motivo, perché cambio il packaging, quindi è una cosa che a me sinceramente piace. Come non farvi vedere i blush della Kiko? Questo è un blush vecchissimo, scrive tuttora, ed è il mio preferito. Già lo dovete vedere in base alla, diciamo, era bello bombato e adesso è così, quindi già si capisce che io lo adoro. Come adoro questo, adoro altri tipi di blush acquistati da poco. Come blush loro sono fantastici, cioè hanno una scrivenza ottima. Mi piace tutto, proprio mi piace che non ha quell'effetto troppo pesante sul viso. Ovviamente poi in base alle colorazioni varia anche diciamo la performance del blush, però cioè, sono ottimi, ottimi, ottimi blush. E la stessa identica cosa per quanto riguarda gli illuminanti. Siccome sto sistemando la postazione non li trovo qui proprio esposti, giusto? Sì. Non li trovo qui esposti perché gli ho cambiato postazione, ancora li devo ricambiare postazione. Cioè, vi potrei far vedere la qualunque per quanto riguarda gli illuminanti di Kiko o i blush. Cioè, qui abbiamo un altro blush. Questo. Poi abbiamo, se non mi faccio male alle unghie, questo che è un altro blush. Poi questi li vedete tutti, la stessa identica cosa per quanto riguarda gli illuminanti, cioè bellissimi, questo è in edizione sempre limitata dove c'è l'illuminante e il blush. Non vi spoilerò niente perché già ho fatto il video per quanto riguarda il blush e l'illuminante, quindi poi li vedrete lì in azione. Però devo dirvi che a me piacciono tantissimo, specialmente in edizione limitata, così potete anche cambiare il packaging, che è una cosa carina, perché ad esempio guardate le palettine, una volta è così, una volta è così, poi andate cambiando, e sono delle cose molto sfiziose, sono molto particolari. Un'altra cosa che vi voglio far vedere per quanto riguarda Kiko sono gli ombretti, questi qui sono wet and dry, sono bellissime, bellissime. Ne faccio vedere uno proprio per, diciamo, principe di tutti gli altri ombretti, ma sono degli ombretti fantastici, veramente fantastici. Hanno una scrivenza ottima, con il pennello bagnato rilasciano molto di più la pigmentazione del colore ed è una cosa veramente strepitosa. Io li adoro in assoluto, sono prodotti che ho diversi colori e mi ci trovo bene. Come altri tipi di ombretti che ce l'ho sparsi qui nella postazione e sinceramente mi viene un po' male farveli vedere tutti, però sono dei prodotti che acquisto spesso, come le palettine, le cipre, i blush e gli illuminanti. Poi, sempre per proseguire per quanto riguarda Kiko, ovviamente questa è un'edizione sempre limitata e tutto, però cioè, guardate qua che blush e illuminante abbiamo qua, cioè sono dei colori bellissimi sia per quanto riguarda il blush sia per quanto riguarda l'illuminante, e sono dei colori fantastici, veramente fantastici, che io mi trovo benissimo con questi. Perché sono, oltre a essere in edizione limitata, sono anche dei prodotti veramente, veramente ottimi. Con i pennelli non mi sono sempre trovata bene, ma quella è una cosa soggettiva, sinceramente. Per quanto riguarda le altre cose, non vi voglio spoilerare niente, perché ho fatto il video per quanto riguarda blush e altre cose, quindi poi ve li faccio vedere a parte. Gli ultimi due prodotti, che sono quelli che io acquisto sempre, 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 sempre in continuazione quando ci sono gli sconti, sono: uno è questo ed è il brush cleanser, che sarebbe lo spray per pulire i pennelli. Io cosa faccio? Prendo un pennello, gli spruzzo lo spray, lo spruzzo ovviamente così, nelle setole così, prendo un panno e pulisco il pennello. Il pennello mi risulta pulito, veloce, in pochissimo tempo, e sinceramente mi piace. Sicuramente avrà anche dell'alcol e tutto, però io quando lo spruzzo ovviamente non li utilizzo subito i pennelli, quindi a me piace, è ottimo, il prezzo se non mi sbaglio sulle 5,50, una cosa del genere, ma io lo prendo sempre, 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 sempre quando è scontato. Infatti negli ultimi video io ne ho prese tre tutte in una volta, perché mi piace
piace tenerli a casa e quando ho la possibilità subito pulisco il pennello e poi lo posiziono. Quindi questa è una cosa che acquisto, come acquisto sempre in esclusiva gli scrub per quanto riguarda le salviettine scrubanti, per quanto riguarda il viso. Ci sono anche per il corpo, ma io utilizzo solo ed esclusivamente queste per il viso. Mi trovo benissimo, ma non bene, benissimo. Queste sono le migliori, sono le Pure Clean Scrub Peel. Hanno una parte dove ti fanno uno scrub proprio bello veloce, e come sono delle salviettine normali. Io mi faccio lo scrub tutto nelle sopracciglia, negli occhi, nel viso e tutto, e poi lo giro dall'altro lato e ha una specie di tipo di cremina, non lo so, l'effetto forse della salviettina normale, dove ti toglie, diciamo, tutte le pellicine morte e tutto quell'effetto un po' screpolato della pelle. È come se tipo dopo vi passate la salviettina normale. Sono bellissime, io li continuo a comprare sempre, 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 tutte le volte che ci sono gli sconti e vado da Kiko, io li acquisto sempre perché sono ottime, veramente sono ottime. Cioè l'avete già visto negli altri video, ne ho prese 3 di queste confezioni. Mi trovo benissimo, quanto ce ne sono all'interno? 20 pezzi. E questi sono per il viso, c'è anche per il corpo, ma sinceramente per il corpo non mi sono trovata bene perché preferisco uno scrub abbastanza più forte, più aggressivo. Queste invece sono fantastiche, fantastiche, io ve li consiglio. Per quanto riguarda Kiko è tutto, vi potrei anche nominare rossetti e varie cose, però se io devo consigliare alcuni prodotti sono questi, tra mascara, ombretti in stick, ciprie, però prendete con il packaging in edizione limitata, i blush, gli illuminanti sono delle cose fantastiche, lo spray e le salviettine. Per me Kiko è questo, questi sono i prodotti che io acquisto tantissimo, cioè già vedete i blush stessi, cioè questi sono alcuni dei blush di Kiko che io ho acquistato nell'ultimo periodo, perché mi trovo benissimo, perché se no non acquisterei così tanti blush. Vi ho dato anche un'altra chicca. Per quanto riguarda questo video io ho finito, vi ho fatto vedere solo una minima parte di quello che diciamo è inutile farvi vedere tutti i blush eccetera eccetera, oppure tutti gli illuminanti eccetera eccetera. Ovviamente ho fatto il decluttering, vi voglio dare questa chicca, ho fatto il decluttering, aiuto aiuto, non fate il decluttering dei rossetti in estate perché squagliano, una cosa esagerata, quindi no assolutamente. Però li vedrete in, diciamo, fra un paio di giorni. Sto pubblicando due video a settimana per darvi la possibilità di vederli fino alla fine. Perché spesso mi capita che non avete tempo e tutto, quindi li metto due video a settimana. Un video è quello delle Makeup Angels e un video è mio. Poi in caso qualche volta vi metterò un bonus tipo del terzo video. Ma vedo che vi viene più facile guardare due video a settimana, quindi è quello che vi sto proponendo. Se mi vedete diversa nei video, nel senso adesso c'ho il tatuaggio, che è questo, che è quello nuovo, se vedete che il tatuaggio non c'è, significa che i video sono stati registrati prima, no? State attenti quando vedete dei video, cioè fateci caso, ma comunque. Niente ragazzi, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio, io dal caldo afoso della mia stanza vi mando i video delle altre due Angel, quindi di Fabiana e di Betty, andate subito a vedere e andiamo subito a sbirciare cosa piace sia alla Betty che alla Lizzy. Sono molto curiosa, molto molto curiosa, se vi piace questa tipologia di video ovviamente ne faremo altri, perché se voi andate in vacanza, le Makeup Angels vi seguono e vi propongono il video ogni settimana, il martedì, ricordatelo sempre, il martedì. Quindi per quanto riguarda le Makeup Angels ci vediamo martedì. Per quanto riguarda Stefania, tra giovedì e venerdì. Bene ragazze, per quanto riguarda questo video è tutto. Cosa vi dico sempre? Se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!